Quali altre iniziative il governo vuole avallare per migliorare sempre di più gli incassi al botteghino? Sicuramente appena ho preso la delega l'anno scorso, perché è passato circa un anno da quando ho la delega legata al cinema, ci si è resi conto che c'era un problema grandissimo legato alla fruizione nelle sale dei film. Devo dire che Movement è stato un'idea che abbiamo avuto e che sta portando i suoi frutti. Sta portando i suoi frutti, lo dico sempre, perché tutto il settore ci ha creduto. Nel mese di luglio i dati ci riportano incassi rispetto all'anno precedente, nello stesso periodo di luglio, da 10 milioni dell'anno scorso a 23 di quest'anno. Per cui per ora sta funzionando. Io dico sempre che le sale sono un'altra esperienza, non c'entra niente con Netflix, con tutte le altre piattaforme, che uno può avere il televisore più bello del mondo, il Dolby Surround più bello del mondo, però l'emozione e la magia che si prova davanti a un grande schermo con gente sconosciuta attorno a te che piange, ride insieme a te, questa niente potrà replicarla in nessun altro modo. Stiamo lavorando su una serie di iniziative che sono legate anche all'appoggiare festival o iniziative come quella del Gifoni. Il Gifoni non si può chiamare festival, sennò Claudio Cubitosi mi picchia. Però noi ad esempio qua vogliamo, abbiamo iniziato l'anno scorso a lavorare su un'iniziativa legata alla scuola sperimentale del cinema, per poter aprire anche qua delle classi con due indirizzi specifici: animazione, perché noi abbiamo degli animatori bravissimi come sviluppatori anche di giochi bravissimi in Italia, che spesso fuggono perché magari qua non hanno la possibilità di trovare il giusto sbocco, e poi dopo quello della sceneggiatura. Penso che sicuramente questo è il posto adatto magari per fare una classe così e trovare nei giovani persone che nel futuro possano scrivere i film che andremo a vedere.